Si è rivolto allora, e mentre era ricoverato il decreto di venire all'opposizione, al sindaco Ferrari. Poi evidentemente quella frase mi ha portato bene, e gli auguro a capo alla stessa sorte che ebbe il sindaco Ferrari, con una differenza: non chiederò mai a capo alle dimissioni. Il giorno in cui chiederò a capo alle dimissioni, le chiederò al senatore d'assiso per rispetto verso la mia intelligenza. Senatore, insomma, io vi sto spiegando una cosa, nella ricostruzione storica si ritiene che non era possibile che Romolo fosse stato ucciso dai senatori, perché rispetto a quel periodo era probabile pensare che il Senato fosse stato dominato da loro. Diceva quindi, questo storico diceva, è impensabile che Romolo possa essere stato ucciso da quelli che sono stati nominati. Quindi questo consegnò alla storia una ricostruzione diversa su chi avesse ucciso Romolo. È difficile oggi immaginare che i senatori, tanti, di cui lei quotidianamente si circonda e che ovviamente nomina, come dice, sono proprio i difficili che possano uccidere loro. Ovviamente io spero che lei finirà il numero dei senatori e che ad ucciderla politicamente ritornino ad essere cittadini di Casole. Grazie. Di Burattini, visto che il presidente provinciale del tuo partito
succede anche perché voi parlate di là fuori, cioè la gente non ci segue, perché di là noi dobbiamo parlare di oggi, dobbiamo parlare di quello che si deve fare. Oggi ovviamente noi continuiamo a vivere sulla luna, se voi non vi rendete conto di quello che sta succedendo nel paese, e a Casone, non parliamo di, non voglio fare nessun discorso nazionale e quant'altro, parliamo di Casone, una città che sta impoverendo sempre di più, la gente che oggi viene aiutata dalla chiesa, cioè delle parrocchie che aiutano le famiglie, che si sostituiscono a un qualcosa che dovrebbe essere la politica, di dare un'iniziativa ovviamente di sviluppo sul territorio. Noi abbiamo, e questo dico al sindaco, oggi all'assessore, noi abbiamo sempre ripetuto, io capisco una posizione diversa dalla vostra, è una posizione che vi siete trovati, vi avete guidato questa maggioranza, avete fatto elezione con questa maggioranza, eravate il partito principe di questa maggioranza, poi qualcosa non è successo, ma noi non ci interessa, ma non ci interessa nemmeno alla città, non interessa nemmeno alla città, non interessa nemmeno a questi due partiti che voi continuate a farvi di chi sia più trasparente e chi meno trasparente. Il problema è un gioco, guardate, che noi, e questo lo dico da un candidato sindaco, dove questa nostra coalizione ha preso 15.000 voti, io ritengo che il cammino, che qua faccio appello agli altri consiglieri dell'opposizione, e dico al sindaco che oggi noi non ci consentiamo più che una maggioranza dedicata di 11-12 persone possa decidere dei soldi così importanti della città. Para